Buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo, l'approfondimento di un'ora dedicato ai colori biancorossi. Teramo che reduce dal pareggio esterno sul campo della Feralpi Salò, 1-1, un punteggio, un risultato molto importante perché insomma interrompe un'emorragia di risultati negativi per la formazione di Palladini, soprattutto perché arriva sul campo della seconda della classe in un campionato in cui il Padova sembra avere la strada spianata verso la vittoria finale. La Feralpi Salò, che era seconda, viene fermata dal Teramo che rimonta in inferiorità numerica. Parleremo di questo questa sera, torneremo un po' anche su questo giallo di Varas, che ha preso un cartellino rosso e perdonate il bisticcio cromatico, ma anche del fatto che insomma in casa Teramo continua il silenzio stampa, che ha assicurato il direttore sportivo Federico ieri sarà ancora per poco. Vedremo se sarà così. Ne parleremo in questi 60 minuti con i miei due colleghi, che saluto e ringrazio. Ania Cantagalli, ciao Ania, del ciao, Messaggero. Buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Vediamo la classifica, perché insomma la buona notizia della giornata di questo pareggio è che il Teramo, per via degli scontri diretti, quello con il Ravenna, pareggio fuori, vittoria in casa, in questo momento sarebbe fuori dal play-out, anche perché ha ancora una gara da giocare, parliamo sempre di scontri diretti, sia chiaro, contro il Sant'Arcangelo. In questo momento nel terzetto, certamente non è il Teramo che farà il play-out. Peraltro, settimana che viene, il sabato che viene, il Teramo affronterà il Bassano, che è la terza forza del campionato, lo vedete, a quota 36 punti contro la Reggiana. Ma soprattutto il Teramo tornerà a giocare in casa, dove ha vinto le 4 partite di questa stagione. Avrà 4 impegni in casa su 6 nel prossimo mese e soprattutto potrà sfruttare il fatto che il Gubbio sabato riposa. Ecco, questo per fare un po' il quadro della situazione. Mi sono dimenticato di ricordarvi il numero di SMS 392-623-7060 per chi volesse scriverci. Che partita avete visto, ragazzi? Quella di Salò, partita complicata, che sembrava la vigilia, non dico quasi segnata, ma insomma ci andiamo vicino. Il Teramo sembrava spacciato alla vigilia e invece abbiamo visto che le risorse, se vogliamo, psicologiche e morali, poi di questa squadra sono abbastanza profonde. Sì, avrebbe avuto tutte le scusanti per affondare il Teramo a un certo punto con quella che sembrava un'espulsione ingiusta, in quel frangente, andando sotto nel risultato. Una squadra che insomma non ha alla base carattere sarebbe sicuramente affondata. Evidentemente invece un po' una base solida su cui fondare quella che potrebbe essere una svolta dal punto di Salò, c'è qualcosa su cui costruire qualcosa di solido. Parlo sempre di a livello caratteriale, c'è agonismo, perché comunque il Teramo in netta difficoltà non si è arreso, ci ha provato, è stato premiato anche grazie al destino, perché è inevitabile sottolinearlo che su quella incursione di Fratangelo c'è stata sicuramente anche un po' di la mano, buona sorte, però va bene anche così, ci mancherebbe. Serve nel calcio come nella vita. E dopo tanti segnali negativi è arrivato un segnale positivo. Certo, da qui a dire che la svolta è arrivata
ce ne passa ancora, c'è bisogno ancora di continuità che comunque il Teramo fino a questo momento non ha mai trovato in stagione. Se vuole davvero dare seguito e premiare, dare un senso al punto di Salò, che è stato sicuramente importante, forse più per il morale che per la classifica, perché comunque purtroppo in basso sono ancora tutte molto vicine, deve dare continuità dei risultati e soprattutto dei risultati ovviamente positivi. Anche due vittorie consecutive darebbero un volto diverso alla classifica. Assolutamente sì, intanto questo è il rosso di Varas, poi ci torneremo chiaramente, lo faremo rivedere, ma tanto immagino che i più attenti insomma l'abbiano già abbastanza analizzata questo episodio. Dicevi della continuità, Andrea, che il Teramo non ha avuto, però come dicevamo precedentemente ha un fattore dalla sua parte. Le quattro partite che ha vinto quest'anno le ha vinte in casa e adesso avrà quattro impegni su sei proprio tra le mura amiche, dunque chiede un po' l'aiuto del suo pubblico, che c'è sempre stato, ma soprattutto un po', se vogliamo, chiederà aiuto alla scaramanzia cercando di far fruttare questi impegni interni, tra cui c'è proprio Teramo Sant'Arcangelo tra un paio di settimane. Intanto l'auspicio dei tifosi immagino sia che la squadra abbia con questo pareggio trovato quella scintilla per esprimersi al meglio, per sbloccarsi. Siccome io ho fatto un discorso molto improntato sull'aspetto mentale la scorsa settimana, riprendo da lì. E il Teramo non a caso ha fatto un risultato importante sabato, perché? Perché per come si erano messe le cose non aveva nulla da perdere, e quando non hai nulla da perdere giochi con concentrazione e con minore timore di sbagliare, perché giochi con la Ferrarpi Salò, con quella che è la seconda forza del campionato, squadra fortissima, con grandi nomi in qualche caso, pronostico quasi chiuso, cioè, pronostico di Ferrarpi Teramo, la seconda squadra contro la penultima è segno 1. Peraltro ti cacciano un giocatore, all'apparenza sembra un provvedimento anche spropositato, poi prendi gol su un'azione molto al limite, anche quella forse viziata da un mancato fischio per un incontatto di Ilari, subito da Ilari da parte di Guerra. In quella situazione ci sono tutti gli ingredienti per non avere nulla da perdere, e infatti il Teramo alla fine è riuscito a portare a casa questo risultato anche con un po' di buona sorte, anche con un pizzico di buona sorte, ma la cosa che è piaciuta è che, al contrario di quanto accaduto a Fermo per tutto il secondo tempo e a Ravenna nel secondo tempo e soprattutto nei minuti finali, questa squadra ha saputo resistere agli attacchi, all'assalto della Ferrarpi Salò, ha commesso pochissimi errori, ha saputo lottare, ha saputo gestire un momento di grande pressione. Quindi questo è un dato assolutamente importante. Ritengo che il momento in cui abbia sofferto di più il Teramo sia stato l'inizio di secondo tempo, anche quando era 11 contro 11. Per il resto la Ferrarpi ha fatto sempre la partita, ma il Teramo non è stato mai realmente alle corde. E anche quando 11 contro 10 ha dovuto resistere agli assalti della Ferrarpi che voleva i tre punti, ripeto, ha saputo gestire il momento con una relativa tranquillità, ha saputo fare battaglia e ha saputo portare a casa un risultato importante. Cose che noi a Ravenna, a Fermo, col Pordenone e in altre circostanze, anche col Vicenza, non si erano viste, perché nel momento in cui bisognava lottare, stringere i denti, questa squadra sbracava. Quindi questo è il segnale più importante che va portato nelle prossime gare. Segnali, avete detto segnali importanti, tutto giusto. Ottima tenuta difensiva, una buona partita a centrocampo. Possiamo dire, non so se siete d'accordo, che invece quello che ci ha deluso particolarmente è l'attacco. Tutto il tridente, ovviamente tolto Fratangelo che è subentrato ed ecco perché lo escludiamo da questo discorso. Bacio Terracino, Gondò e Panico hanno fatto male? Sì, ma anche perché in fase di costruzione si è fatto male a centrocampo. Poi credo che gli esterni dessero molto una mano in fase
difensiva in fase di non più possesso, che di costruzione. Esatto, e quindi di conseguenza si è un po' sacrificata la fase di possesso. Mi ricordo la cosa migliore che ha fatto Tulli è quel salvataggio sulla linea nel primo tempo sul colpo di testa di Pons. Per il resto non ricordo una vera e propria azione di Tulli, non ricordo una vera e propria azione di Bacio Terracino. Mi ricordo un tiro centrale di Gondò prima appunto del salvataggio sulla linea di Tulli su quel colpo di testa della Feralpi. Però in fase di offensiva, in fase di possesso, si è fatto poco, si è fatto molto, anche se poi la Feralpi non è stata mai realmente pericolosa se non in un paio di occasioni, si è fatto molto in fase di non possesso. Però magari il Teramo, per uscire da una determinata situazione anche mentale, aveva bisogno di trovare compattezza soprattutto dietro. L'ha trovata, come diceva prima Andrea, in una situazione che è più complicata di quella che si è creata non poteva essere. Ed è comunque una risposta, un segnale sicuramente positivo, perché quando invece avrebbe dovuto gestire la situazione in altri frangenti non è riuscito il Teramo a gestirla come avrebbe voluto. Ripartire appunto da una compattezza difensiva trovata, anche inserendo poi in corsa altri difensori, altri centrocampisti, è stata comunque una risposta importante di squadra sulla quale poi basare anche ovviamente quella che è ovvio che c'è bisogno che venga costruita una fase offensiva importante. Eh sì, perché poi in realtà la fase difensiva, perdonami se ti interrompo, però la fase difensiva non è mai stato un vero e proprio problema cronico di questa squadra, che poi quando ha dovuto difendersi si è messa a 5 e alla fine la sua parte l'ha sempre fatta. Possiamo dire, sei d'accordo, se diciamo che il vero tallone d'Achille di questa squadra è quando deve portare la palla dall'altra parte, pilotare palla dall'altra parte? Sì, assolutamente. Poi qualche settimana fa almeno il Teramo era tra le squadre di bassa classifica che meno avevano subito gol, insomma, paradossalmente, quindi a testimonianza di quello che dici tu. È chiaro che prendere gol in determinati frangenti, come è stato a Ravenna, ha fatto più male di altre partite. Ecco perché quando è venuta a mancare magari la compattezza difensiva in determinate gare, in determinati momenti, si è fatta sentire, perché comunque la potenza di fuoco è stata sempre un po' quella che è, cioè abbastanza rivedibile fino a questo momento. Quando va a mancare la fase difensiva, è chiaro che si avverte molto. Io sono parzialmente d'accordo con il messaggio che è arrivato poco fa, ovvero da tutto questo discorso, Andrea, togliamo Fratangelo, che ci scrivono da casa, è l'unica nota positiva, perché altrimenti, sì, dice il tifoso, si è vista una netta superiorità da parte della Feralpi. La buona notizia è che insomma questo ragazzo è anche un pizzico di fortuna. Sì, pizzico di fortuna, però il Teramo ha fatto la partita che doveva fare. Tu sei la penultima squadra del campionato, ti devi salvare, vai a Salò, che è la seconda forza del campionato, ci sta che la Feralpi faccia, certo, la partita, tu devi resistere, cercare di colpire quando puoi, quindi voglio dire, è stata una partita da parte di una squadra che si deve salvare, che non ha la presunzione di dover andare lì a vincere perché deve fare i playoff, no, è stata una partita di una squadra che si deve salvare, quindi questo è un punto a favore, che la Feralpi sia superiore, lo dice la classifica, lo dice il valore della rosa, lo dice sentite, tutto. Sentite, siccome questo me l'hanno chiesto, ti interrompo Andrea, su quell'azione del gol della Feralpi, mi hanno chiesto se c'era o meno la responsabilità di Bifulco. Ti interrompo perché ho visto le immagini e allora ve la giro subito questa considerazione, poi ti faccio continuare nel ragionamento. Non so, perché il tiro era forte, era sotterra, angolato, probabilmente Bifulco aveva anche diversi giocatori davanti a sé, non so se è andato a terra con un po' di ritardo, però sicuramente ha avuto più responsabilità su almeno il secondo gol subito a fermo, sì, che non su questo, non so Agna cosa... Cosa ne pensa?
di base d'accordo, forse ha avuto magari un po' più di responsabilità il direttore di gara, perché forse c'era quel fallo sui Ilari da parte di Guerra, più comunque, dell'espulsione che approfondiremo tra poco. Volevo completare il discorso, dicevi la pericolosità dell'attacco che non c'è stata a Salò, però nelle partite precedenti il Teramo, quando ha avuto in mano la partita, ha creato occasioni. È successo a Ravenna, è successo a Fermo, un po' meno contro il Pordenone, però con i giocatori che sono arrivati tecnicamente questa squadra ha un potenziale importante. Quindi il Teramo è una squadra che ora sa far male, quando ha il momento giusto della partita, quando comanda la partita sa far male. Il problema poi qual è stato? Che nelle partite che abbiamo detto non ha saputo gestire poi le situazioni di vantaggio, perché ha dovuto, quando si è coperto, quando c'era da gestire appunto il risultato, ha avuto questo crollo mentale e si è consegnata alle rimonte, in particolare quella della Fermana. Però ora in attacco ci sono risorse e chiaramente Fratangelo merita una riflessione, e io non so se anche Palladini sta facendo questo tipo di riflessione, perché non c'è dubbio che negli ultimi tempi il giocatore più decisivo, impattante, che risolve è Fratangelo. Perché a Ravenna ha giocato una grande partita da centravanti, ha fatto il barbuti, lo ha fatto molto molto meglio, perché ha giocato anche spalle alla porta e non è quello il suo ruolo. Si è preso il rigore, ha segnato un gol che gli è stato annullato, ha avuto altre opportunità e si è mosso benissimo, ha fatto reparto. Col Pordenone entra 5 minuti dalla fine, si prende un rigore che l'arbitro non dà, ma quello era rigore, sì, e poteva essere il rigore dell'1-1. Gli viene preferito come cambio Panico a Salò. Lui entra dopo perché Panico si fa male e in pochi minuti inventa l'azione che porta al pareggio. Quindi va bene il mercato fatto, va bene che questi giocatori che sono arrivati sono giocatori di talento, sono giocatori forti, però in casa il Teramo ha un attaccante che, com'è come non è, fa giocate risolutive. La domanda è: Fratangelo è un giocatore che può giocare dall'inizio e avere una certa importanza? Se dovessimo parlare di Ravenna, della partita di Ravenna, la risposta è sì, però lì ha giocato addirittura da centravanti, che non è il suo ruolo. Quindi può questo giocatore essere impattante già dall'inizio, oppure un giocatore che, per quella vena di follia di cui parliamo e per quella sua capacità di entrare subito in gara, è meglio tenersi pronto dalla panchina, perché come entra crea qualcosa di importante? Io penso che Palladini debba fare questo genere di riflessione, perché va bene Panico, va bene San Domenico, va bene Bacio Terracino, va bene Gondò, va bene Tulli, però Fratangelo merita maggiore considerazione. Però ti faccio anche un'ulteriore domanda: da prima punta come lo vede Palladini o da esterno? Perché qui vado in difficoltà, è proprio lì. Perché Palladini lo vede prima punta, però adesso ne ha due, e per far giocare prima punta Fratangelo deve sederci Gondò. Parliamoci chiaro, perché insomma è Panico. No, Panico può fare l'esterno se Fratangelo gioca prima. Però in teoria è arrivato come punta centrale. Ok, ammettiamo che Panico continui a fare l'esterno. Palladini ha dichiarato più di una circostanza, e secondo me ha ragione, che Fratangelo, per i movimenti, per i tagli, per le verticalizzazioni, anche non solo che fa, ma anche quelle che suggerisce, in questo momento da prima punta rende molto di più. Ma per giocare da prima punta, giocando il Teramo con il tridente, deve sedersi Gondò. Ok, io potrei fare qualsiasi tipo di considerazione, però lascio questa a Palladini, che lo vede ogni giorno. Noi conosciamo Fratangelo non come centravanti, ma come seconda punta o attaccante esterno. Se Palladini intravede in lui presupposti per fare il centravanti, e a Ravenna ha fatto bene il centravanti, però in quella partita il Teramo ha giocato un grande primo tempo, anche perché il Ravenna sbagliò clamorosamente formazione. Poi le cose cambiarono decisamente anche nel rendimento di Fratangelo nella ripresa, quando il Ravenna mise a posto la formazione cambiando l'assetto in particolare del centrocampo. Però quella partita può far riflettere, anche quella partita può far riflettere su quello che può essere il ruolo di Fratangelo. La patata bollente la lasciamo a Palladini. Quello che resta però è la sensazione di un giocatore che forse, per quello che ti dà in poco tempo, non ha la stessa considerazione che ha
che hanno gli altri. E in parte lo capisco perché molti di questi altri sono giocatori arrivati ora, almeno tre sono arrivati ora. Un altro, Bacio Terracini, è il miglior marcatore, e un altro è Tulli, che era la grande speranza di inizio stagione ed è anche la più grande delusione. Però Fratangelo merita maggiore considerazione. Assolutamente. Io intanto sono d'accordo in parte, perdonami, perché sono un'estimatrice di Fratangelo. Però come ha detto adesso Andrea, io lo vedo in questo momento, per la furia agonistica che comunque lui riesce a mettere in a inizio, quando entra in campo, insomma, durante la ripresa, più adatto a cambiare il ritmo alle gare che si stanno addormentando. Se Fratangelo, però, considerazione personale condivisa con alcuni addetti ai lavori, riesce a dilazionare la sua furia agonistica in un maggior lasso di tempo, secondo me diventerà un giocatore molto importante e anche capace molto più spesso di partire dal primo minuto, perché Fratangelo è l'unico giocatore in rosa del Teramo in questo momento che effettivamente riesce a far cambiare il ritmo alla squadra quando c'è bisogno. C'è bisogno a inizio partita? Magari lo può mettere a inizio partita. C'è molto più bisogno, a rigore di logica, a gare in corso, però, in questo momento. Certo. A proposito, ci hanno scritto: è vero che Candelaro è interessato alla Vastese? Da quello che sappiamo, in realtà sì, potrebbe avere un interesse per la Vastese, diciamo un po' di più di un interesse, diciamo che... Detto interesse può essere, va. No, interesse sì, no, diciamo che c'è qualcosa, anche di concreto, diciamo, dai. Che c'è silenzio. E a Teramo, Ania, invece, diciamo quella porta è chiusa? Al momento, quello che dicono la maggior parte delle fonti, pare sia chiusa. Altre dicono che si sia in parte riaperta, però la maggioranza vince, quindi ci atteniamo alla maggioranza per adesso. Però conoscendo i due patron non escludiamo nulla. Certo, quello che... Posso dire una cosa? Sì. Siccome negli ultimi giorni stiamo leggendo dell'Arezzo, del Matera, un imprenditore che ha una grande potenza di fuoco come Gilberto Candelaro, secondo me può avere sempre diritto a giocare anche in più tavoli, perché è un imprenditore di grande lignaggio, che ha grande potenzialità economica, e in questo momento, dove si fa davvero tanta difficoltà, e il Teramo sappiamo che quest'anno ha iniziato una stagione di basso profilo, per addetta anche dei dirigenti, uno come Candelaro, insomma, prima di chiudere definitivamente una porta. Ma uno come Candelaro potrebbe accontentarsi di un 40% del Teramo, Andrea? No. Neanche secondo me. Assolutamente no. Però c'è probabilmente tempo per costruire anche una trattativa più ad ampio raggio. Certo. Ania, ci scrivevano, poi ti faccio leggere anche un SMS che è arrivato da casa, che riguarda te, ma in realtà riguarda anche me. Perché... Poi, guarda tutto. Anzi, lo leggiamo subito, altrimenti il nostro telespettatore, che legge spesso i tuoi articoli, ti vorrebbe chiedere come hai fatto a scrivere che l'espulsione di Vara sia stata ingiusta. Secondo lei dare uno schiaffo all'avversario è normale? In base a che cosa ha scritto questo? Prima di farti rispondere, devo dire che anch'io sono stato tratto in inganno, tutti siamo stati tratti in inganno. Beh, noi eravamo in diretta sabato. Esatto, voi eravate in diretta sabato, tutti siamo stati tratti in inganno. Anche io, scrivendo, il giorno dopo, ho scritto di un'espulsione ingiusta. Oggi, a distanza di 48 ore, ti do la mia versione e poi ti giuro che ti faccio rispondere. Ma basta mandare le immagini, poi magari aggiungo un'altra cosa, che non si sa. Oggi, a distanza di 72 ore, dico che probabilmente comunque una sanzione per guerra, per Marchi, andava presa. Sicuramente. Fosse anche il cartellino giallo, andava presa. Però bisogna anche dire che la velocità, devo dire, questo è stato... poteva essere un fenomeno Varas se non l'avessero visto, ma è stato velocissimo. Nessuno di noi, e facciamo pubblica ammenda, si era accorto di questa boom, ma questa cosa qua. Allora, non so se Ania vuole subito. Questa è un'immagine zoomata. Noi, a vedere l'azione a velocità normale, a distanza, ecco, a questa distanza, no, io avevo visto questa cosa, ma l'avevo interpretata come
una controspinta di Varas, sì. Perché dalla prospettiva che ha l'arbitro, l'arbitro magari si rende conto della sbracciata di Varas. Noi da qui, vedi, sembra quasi una... Che lui lo voglia contro... di nuovo perché, riallontanare. Perché Varas nuovamente viene spinto e quel braccio sembra un braccio che voglia a sua volta spingere l'avversario, come a voler reagire rispetto alla spinta. Che... Ecco, qui noi rallentato e zoomato ci rendiamo conto che è un tentativo di schiaffo, forse più un buffetto. Però l'arbitro vede il movimento, diciamo, a uscire e poi a rientrare. Io avevo visto un tentativo di controspinta, quindi reciproche scorrettezze, o non ammonisci nessuno, o ammonisci tutte e due, o espelli tutte e due. Cioè non creare una situazione di grande iniquità, nessun provvedimento per l'uno, espulsione per l'altro. Guarda, quella mia, questo è giallo per Marchi e rosso per Varas. Devo dire la verità. Sono, devo dire, ti faccio rispondere perché avevo iniziato da te. No, no, vabbè, ma credo che la risposta sia già arrivata dalle immagini su perché io l'abbia scritto. Nell'invitare comunque a leggere. A continuare a leggere? No, una nota a margine, Varas comunque ha chiesto poi scusa. Quindi di conseguenza non chiedi scusa se non sai... Se sai comunque di non aver fatto nulla. Certo, assolutamente. Però posso aggiungere una cosa. Allora, la palla è del Teramo. Varas va a prendere una palla e Marchi gli dà una spallata e lo scansa via. Poi Marchi va contro Varas, gli dice qualcosa e lo spinge. Cioè, tutto questo non conta. La palla è del... No, Marchi in teoria deve lasciare la palla al Teramo. Allora, il torto è che ci sia caduto. Cioè, vi faccio sentire una cosa, ve lo faccio sentire con l'audio originale e abbiamo alzato il fischio dell'arbitro per farvi capire più o meno quando arriva il fischio che interrompe il gioco. Lo ascoltiamo. Qui. Gioco fermo. Gioco fermo. Poi arriva il secondo fischio per dire, signori calmatevi, perché insomma gli animi si stavano accendendo, ma... Il fischio arriva... E infatti nel dispositivo del giudice sportivo si dice a gioco fermo atto di violenza contro un avversario, esatto. Quello di oggi. Oh, tra l'altro abbiamo visto... Con squalifica di 2 gare. La punizione per il gesto, ma atto di violenza alla fine è una sorta di buffetto. È sbagliato secondo me non ammonire Marchi. Sì. Assolutamente. A prescindere poi da quel discorso sul gol di guerra. Non solo non è stato ammonito, ma l'arbitro non ha neanche detto a Marchi: senti Marchi, la palla la devi lasciare. Perché Marchi è stato furbo e ha provocato. Varas c'è caduto anche in maniera purtroppo eccessiva. Mancini recupera per sabato? Non lo so, poi ne parliamo. Intanto andiamo in pubblicità, poi continuiamo a parlare di questo episodio. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo, poi torneremo sull'argomento Varas, perché ne ha parlato anche il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico ieri. Insomma, peraltro ha detto delle cose, secondo me, non solo molto interessanti, ma anche molto sportive, ma non avevamo dubbi conoscendo Sandro Federico, persona davvero molto corretta e molto sportiva. Ha detto ci faremo sentire, però Varas è stato, tra virgolette, leggero a dare... Ha detto un pollo. Un pollo, sì, esatto. Io volevo essere un po' più... Vabbè, l'ha detto un lui. Giro di parole, però... Mica l'abbiamo detto noi. Adesso invece a voi vi faccio... Poi io sono vicina ai polli. Esatto. Per ovvi motivi. Allora, vi faccio un quiz. Adesso dovete indovinare... Vi faccio vedere una foto. Perché voi ridete e scherzate il gol di Fratangelo. Ma durante il gol di Fratangelo, nelle immagini originali... spunta questo pugno. Spunta sì. Un pugnetto dal monte. Esatto, spunta. Sarà il pugnetto patronale. Allora, una risposta che ci siamo dati. Di chi è questo pugno? Potete votare anche con gli sms. Di chi è, secondo voi, questo pugno? Noi una risposta ce l'abbiamo. Potrebbe essere di... All'unanimità. A voi all'unanimità avete votato? Pugnetto. All'unanimità. Pugnetto patronale. La nostra risposta. Vedete, è questa qua. C'è pugnetto patronale. C'è molta somiglianza. Secondo me al 90%... Sì. Tu dici che il pugno potrebbe essere... Si potrebbe fare la prova del presidente Capitelli. Si potrebbe fare il match, no? Per vedere se ci sia... Allora, potete votare. Avete 26 minuti di tempo di chi è il pugno sul gol di Fratangelo. Vedete, siamo all'80esimo. Questo è il momento in cui il Teramo agguanta questo risultato importantissimo e potete votare. Insomma, la nostra risposta...
a testimonianza. La vostra risposta, io non ho votato, avete votato voi. Voi tutti e due avete detto noi secondo voi è stato il presidente Campitelli. Non vogliamo influenzare, però a testimonianza. Che ha portato bene. Sì, a parte che ha portato bene, ma anche dell'effettiva insomma presenza che aveva già annunciato e poi ha confermato ieri anche il DS Sandro Federico del presidente del Teramo, insomma Salò, è tornato allo stadio. Esatto. Almeno con quelli lontano dal Bonolis. Ok, vedremo. Ci sarà sabato contro il Bassano. Giuro che dopo torniamo seri, vi faccio vedere forse un'altra foto. Vi faccio vedere un'altra foto perché dobbiamo fare i complimenti a Tomas Calore, che è stato spesso e volentieri bistrattato, però ha questo ragazzo ha un'ironia, un'autoironia che è veramente che sintomo di grandissima intelligenza. Praticamente ha pubblicato una foto su Instagram di lui che porta i palloni scrivendo a se stesso: ormai solo questo posso fare, il pallone lasciamolo agli altri, magazziniere, raccattapalle, ne è uscita una. Ha perso una palla che portava. Ha perso un pallone che portava, quindi... Ma usare comunque... anche i mi piace di Panico e di Milillo. Sì, di Milillo, che ovviamente immagino che la veste lo stessero comunque simpaticamente sfottendo, però... Anche in questo modo, se vogliamo, si interiorizza una situazione non facile? Beh, sì, ma a un certo punto, secondo me, a torto, è diventato un po' il capro espiatorio di una situazione che era, ed è ancora molto difficile, ma che qualche settimana fa era particolarmente difficile. Perché qualche errore l'avrà sicuramente commesso, ricordiamo che è un giovane, paga probabilmente, come ha detto anche Palladini quando è arrivato, l'essere stato messo in ballottaggio, questo dualismo tra giovani che c'era fino a qualche settimana fa con Lewandowski, paga anche la sua inesperienza, perché comunque l'età è quella che è, però è un portiere di livello e di prospetto comunque importante. Poi i passaggi a vuoto ci sono per tutti, ne ha avuto uno anche Narciso nella passata stagione, che è un portiere esperto. Certo, e poi ad Andrea chiediamo le caratteristiche di Cretella, anzi non gliele chiediamo perché io sono certo del mittente e dargli una risposta significherebbe... Farlo sorridere perché lo ha chiesto apposta. Sentiamo cosa ha detto Sandro Federico di Varas, perché è molto interessante quello che ha detto, lo ascoltiamo. Ormai quando l'arbitro prende una decisione dobbiamo guardare avanti. Anche certo. Ci faremo sentire nelle sedi competenti, perché come società è giusto che far presente questo, perché non deve avvenire anche sull'episodio di Ilari, insomma c'è qualcosa da contestare, però noi dobbiamo pensare a giocare, dobbiamo pensare ad essere cattivi, determinati su tutti i contrasti, su tutte le situazioni. Quell'episodio lì Varas deve lasciar perdere, insomma il concetto è questo, non dobbiamo dare alibi, dobbiamo pensare solo a fare la nostra partita ed evitare qualsiasi piccolo episodio. Perché ti condannano, quindi noi dobbiamo essere più bravi come squadra ad evitare anche situazioni di questo tipo. Un altro arbitro lì probabilmente dà una ammonizione ad entrambi e chiude la pratica, perché è evidente che non c'è stato niente di particolare, ma nel dubbio Varas deve andare via, deve lasciar perdere, non cadere nelle provocazioni, cioè non ce lo possiamo permettere. Lo ripeto ormai da settimane, dobbiamo pensare a giocare, ad essere determinati, ma non in quelle situazioni, perché saremmo dei polli e Varas è stato un pollo, perché purtroppo anche la posizione di classifica non ti aiuta, e quando ci sono questi episodi gli arbitri ti condannano e non condannano il Feralpi o un giocatore della Feralpi, perché probabilmente... Bisogna essere più attenti anche in questi episodi, quindi al di là della singola situazione, secondo me dobbiamo pensare solo a giocare e a nient'altro. Ecco, una cosa che mi ha, ovviamente concetti chiarissimi, però una cosa che mi ha particolarmente colpito di questa clip che abbiamo selezionato è, al di là del fatto della leggerezza che il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, imputa a Varas,
la frase non ce lo possiamo permettere, cioè richiamo costante, e vi giro questa considerazione, richiamo costante alla concentrazione, a non dare adito neppure agli arbitri di poter cogliere in fallo il termo, forse perché, vi chiedo, si sta entrando nel momento decisivo sì. della stagione? Io non l'ho detto Santo Federico ed è una mia interpretazione, posso anche sbagliarmi, però siccome io più volte confrontandomi con dei dirigenti di calcio ho sentito dire pur parler certe cose, io provo un po' a tradurre, se sei penultimo in classifica l'arbitro in queste situazioni si fa meno scrupoli di tirare fuori un cartellino rosso. Ha quasi accennato. No, ma io ecco perché io ho letto tra le righe questo, ho inteso questo. Quando lui dice non prende provvedimenti verso la Feralpi, invece verso il Teramo, perché la Feralpi è seconda in classifica, è una società che in questo momento lotta per il campionato anche se la distanza è notevole dal Padova, però è una società che classifica la mano, è una delle migliori del campionato, tu no. E quindi l'arbitro che è in campo e che è un essere umano percepisce questo, e se c'è da fare una valutazione, come in quel caso, una valutazione di natura anche soggettiva di quella battibecco tra il giocatore della Feralpi e il giocatore del Teramo, con grande nonchalance l'arbitro estrae il rosso al giocatore del Teramo e non dice A al giocatore della Feralpi che ha iniziato lui, perché ha detto Santo Federico dovrebbe lasciare stare, in realtà lì chi deve lasciare stare è Marchi che deve lasciare il pallone perché la palla è del Teramo, però Santo Federico da direttore sportivo è giusto che faccia questo richiamo al suo giocatore e ai suoi giocatori, perché il momento della stagione è fondamentale, quindi sono leggerezze che non possono passare ed è giusto non dare alibi, quindi lui lo comprendiamo quando parla così, noi nel dare uno sguardo un po' più d'insieme mi permetto di dare appunto quest'altra interpretazione, quest'altra sfumatura. La classifica purtroppo incide in certi casi nelle decisioni dell'arbitro. Sì. 50 e 50 purtroppo. È il monito, non ce lo possiamo permettere, che arriva forte, secondo me, alla squadra. Non ce lo possiamo permettere di rimanere in 10 a Salò, non ce lo possiamo permettere di commettere leggerezze in questa fase della stagione, non ci possiamo permettere di essere... Gettare un tempo, di gettare a fermo, un tempo, col Pordenone. Di gettare il secondo tempo a fermo, non ci possiamo permettere tante cose, in questo momento secondo me intendeva Sandro Federico, e quindi di conseguenza è un richiamo globale all'attenzione, alla concentrazione che spesso nelle ultime settimane è venuta a mancare in casa Teramo, perché sì, siamo già nel momento decisivo della stagione e quindi qualsiasi leggerezza viene pagata a carissimo prezzo in questo momento. Di conseguenza l'espulsione di Varas, giusto o ingiusta, il fallo non fischiato commesso da Guerra su Ilari, anche se in questo caso non è stato ravvisato e Ilari non c'entrava nulla, pesano. Fortunatamente non sono pesati così tanto poi sul risultato finale, perché comunque fortunatamente il Teramo è riuscito perlomeno a pareggiare e a raddrizzare una partita che stava andando davvero in maniera molto storta, però è un richiamo importante all'attenzione generale della squadra. È ora di finirla con questi arbitraggi scandalosi, tantissimi, dal rigore inventato e dato al Vicenza, io aggiungerei al mancato rigore nettissimo, quello su Ciro Fonte col Pordenone in casa, giustissimo quello di Fratangio, ora che il pubblico della mano reagisca al Bonolis. Io non so se poi nel computo complessivo, perché non mi piace in generale, quindi non ne faccio mai una valutazione statistica, se nel computo delle cose che sono andate bene o male, delle decisioni arbitrali pro contro il Teramo sia stato svantaggiato. Certo che probabilmente stare sotto un po' ti penalizza. Sì, ma tu ad esempio però con Vicenza... non mi sembra che il Teramo sia stato veramente no, assolutamente assato. No, allora a Vicenza contro una squadra dal notevole blasone soprattutto a inizio campionato, squadra almeno... che sei stato penalizzato, certo. Rigore non dato su Foggia, rigore regalato al Vicenza, col Pordenone che è un'altra big del campionato sei stato penalizzato, però contro le pari grado a Ravenna in trasferta il rigore ti è stato dato, sì. A Fermo in trasferta il rigore ti è stato dato,
poi non hai saputo gestire quelle situazioni di vantaggio. Però lì, voglio dire, in quei casi i rigori c'erano e ti sono stati dati. Chiaro, c'era anche quello contro il Pordenone, e c'era, andava dato e magari strappavi un punto. Però, insomma, non è importante quello che ha detto Santo Federico, non cadiamo in questi tranelli, non ce lo possiamo permettere, però cerchiamo di non guardare l'arbitraggio, di stare focalizzati su quello che deve fare la squadra, sì, in campo, cioè qualità del gioco e qualità degli avanti per fermare gli avversari quando la partita te lo concede e quando sei bravo a fare la partita. E quando c'è il momento di gestire la partita, gestire il vantaggio, gli altri reagiscono, devi essere lucido, cinico, pragmatico e non devi perdere la bussola. Con questi ingredienti puoi arrivare all'obiettivo, anche perché, e chiudo questo ragionamento, se il Teramo riuscisse a infilare una serie anche solo di 3 partite, vittoria, pareggio, vittoria, la salvezza sarebbe a portata di mano, perché il Teramo, con questi scarsi risultati che ha fatto, ora ha ripreso le altre penultime e sarebbe ora fuori dai play-out, che se uno ci pensa, dopo tutto quello che è successo nell'ultimo periodo, è tanta roba. Però evidentemente il Sant'Arcangelo ora si è un po' fermato, il Ravenna noi l'abbiamo visto all'opera e ci ha fatto una brutta impressione, almeno al sottoscritto. Quindi il Teramo, se riuscisse a imbroccare questa mini serie di risultati, vedete come può cambiare la prospettiva. Sì, non sarà facile, perché insomma c'è Bassano, Padova, Sant'Arcangelo, non è semplice. Tra poco... Però anche se fai 6 punti, mi rendo conto che non è facile, però vinci le 2 partite casalinghe e perdi a Padova, io se potessi, fossi nei dirigenti del Teramo, ci metterei la firma. Anche perdere 6-0 a Padova se arriva a 2 vittorie. Vi faccio vedere il cammino, perché tra poco parliamo anche di Teramo Bassano. Questo è il cammino che aspetta il Teramo. Le partite in casa sono, vedete, in un mese contro il Bassano, Sant'Arcangelo, Albino Leffe e Triestina, solo 2 trasferte molto lontane, a Padova e a Bolzano contro il Sudtirolo. Questo sarà il prossimo mese. Bassano Ania, dove arrivò nel girone d'andata forse una delle prestazioni più belle di quest'anno. Arrivò solo un pareggio, ma un pareggio davvero immeritato, sì, perché il Teramo questa partita avrebbe potuta vincerla più di una volta, sì, e poi l'aveva praticamente persa. Esatto, e i paradossi del calcio, anche se adesso il Bassano vive un momento completamente diverso, forse è una delle migliori squadre in questo momento per stato di forma, 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 giornate di campionato, da fine dicembre, dalla partita prima di Natale, ha cambiato praticamente passo. C'è un ex che si conosce, Carcalis, che occupa una fascia che in questo momento forse al Teramo avrebbe bisogno di maggiore copertura. Ancora! Vabbè, però al momento attuale, no, per quello che è, perché comunque poi insomma a Salò non ne abbiamo parlato, però è arrivata comunque una bocciatura di Palladini rispetto sia a Pietrantonio che a, sì, che a Diallo, perché se decidi di impiegare Baras terzino destro, che di mestiere non fa il terzino destro anche se lo ha fatto in passato, e decidi di spostare Sales a sinistra, che ha fatto in passato anche quel ruolo, qualcosa che non va nei tuoi 2 mancini a disposizione in questo momento, perché Rossi non è stato considerato a Salò, non è stato convocato, qualcosa che non va c'è. Come è andata però questo esperimento? Cioè Baras a destra, Sales a sinistra, come ti è sembrato? Mi sembra che stesse andando bene, per quanto riguarda... Finché è stato in campo Baras, sì, certo. Esatto. Fino all'11° della ripresa è andato abbastanza bene, e forse sarebbe stato anche un esperimento ripetibile sabato prossimo, appunto, se non fosse arrivata la squalifica di 2 gare per Baras. Adesso con Rossi che sarà probabilmente convocato, almeno stando a quelle che erano le indicazioni ieri, se la giocheranno Pietrantonio e Diallo per sabato contro il Bassano, per l'appunto. E Sales tornerà a destra, salvo altre invenzioni di sorta da parte del tecnico. Assolutamente. Peraltro, io non so, a proposito di altri esperimenti, ti chiedo 2 considerazioni. Come è andata la coppia Milillo Speranza e come è andato Tulli, che di fatto dopo il mercato di gennaio sembrava praticamente non avere più spazio perché era in rampa di partenza, era in partenza, invece adesso sta riacquistando sempre più spazio. Milillo e Tulli, come li hai visti?
Melillo... Tanto a qualcuno manca Carcalis. Sì. Va inglobato Melillo nel discorso di Varas terzino destro, secondo me è andato abbastanza bene, in quanto comunque tutta la tenuta difensiva a Salò è stata buona. Poi avendo Speranza vicino che ti guida è difficile fare male, ti ci devi proprio impegnare secondo me. Per quanto riguarda Tulli, come ho detto prima, l'unica cosa buona l'ha fatta, ma non magari solo per colpa sua, ma per colpa appunto di una fase di costruzione che un po' mancava, quando ha bloccato quel colpo di testa sulla linea di Pons, insomma, nel corso del primo tempo. Ha fatto un po' difficoltà lui, ma l'ha fatta Gondò, l'ha fatta Bacio Terracino, l'ha fatta De Grazia, l'ha fatta Ilari, l'ha fatta Madio. In fase di possesso c'è stata difficoltà a Salò, infatti l'unico tiro nella porta è stato quello di Gondò nel primo tempo. E infatti ecco perché ci chiedevano se secondo voi ci potrebbero essere dei mediani, immagino, di costruzione in Serie D. Ci saranno pure, ma in questo adesso. Momento non si può fare più nulla. E poi... se dovesse il Teramo prendere, il discorso è: prendiamo giocatori in Serie D, ci sono buoni, sì, ma i giocatori buoni in Serie D sono in squadre che sono in alta classifica e di certo non se ne prima. Sono 3-4 mesi che parliamo di Pizzutelli, per esempio, sì. Si parla di mediani di costruzione e gioca nella Vastese, un giocatore di assoluta prospettiva. Certo, perché Speranza non guida anche Caidi? Perché forse meno di Speranza, Caidi qualche difficoltà in più nella difesa a 4 ce l'ha e la sta un po' accusando. Però infatti prima io non riesco a dimenticare Teramo Lumezzane. Ah, il salvataggio, il famoso salvataggio sulla linea, che anche Francesco ogni tanto, che stasera non c'è, ma che ogni tanto si ricorda. Qualcuno aveva già ipotizzato la formazione per Bassano, non ti faccio commentare la difesa a 3. E no. Non te la faccio commentare non questa formazione, Caidi, Speranza, Melillo, 3 di difesa. Ti giuro che non ti chiedo. No, posso dire, non credo che sia. No, non sarà questo, però fra D'Angelo Condò e Bacio Terracino, 3 d'attacco. Vabbè, De Grazia, Madio, Ilari e Sales. Per cortesia, 4, non scriviamolo. Di 4 di centrocampo. Messaggi, ti faccio commentare invece questa cosa sul silenzio stampa. È una pillola di Sandro Federico, l'ascoltiamo. Si valuta attentamente quello che è giusto per la squadra, quindi delle volte far parlare meno, soprattutto i calciatori, può essere utile, ma può essere solo un breve periodo, perché la squadra deve essere concentrata al massimo e pensare solo a giocare. Quindi vedremo anche se è il caso di far parlare il mister venerdì, ma valuteremo con tutta calma. Quindi. Non c'è nessun tipo di problema, non sarà un silenzio stampa più lungo di qualche giorno, insomma. Insomma, sarà revocato? Boh. Vediamo venerdì se parlerà Palladini, poi non so se verrà, se sarà l'indizio che insomma verrà effettivamente revocato o sarà una tantum, insomma, le dichiarazioni per gara. Se parla vuol dire che è finito il silenzio stampa, voglio dire. Tant'è vero che anche... Io penso che dipenderà da Teramo Bassano. Quindi la mia previsione, non avendo parlato con nessuno, la mia previsione è che venerdì non parlerà alcuno, quindi non parlerà Palladini. Se il Teramo dovesse battere il Bassano, sarà revocato il silenzio stampa. Se ci sarà un pareggio con una buona prestazione, magari pure. Se ci sarà una brutta prestazione con pareggio o peggio ancora sconfitta, no. Questa è la mia. Quindi tu tiri per il no, almeno in questa settimana. Insomma, anche se poi passa il messaggio sbagliato, cioè il Teramo non ha pareggiato a Salò perché è in silenzio stampa, secondo me. No, ci mancherebbe, altrimenti farebbero tutti il silenzio stampa, ci mancherebbe, questo è fuori di discussione, però voi, insomma, come la vedete la questione silenzio stampa? Vabbè, a te non lo chiedo perché immagino, insomma, da... Ogni pomeriggio quando mi siedo a scrivere sono molto contenta che ci sia. Ah, che ci sia, quindi... ovviamente sono ironica. Ah, in controtendenza. Ah, vabbè. Andrea? Dico chiaramente che... Insomma, non fa piacere, mi metto nei panni della società. Come molte volte il cambio di allenatore serve per generare uno shock, questo non è uno shock di grandissima portata, però
può essere la voglio mettere così, un momento di rottura rispetto alla routine settimanale, che vuole che a inizio settimana ci siano due o tre calciatori che parlano, poi parla l'allenatore, eccetera, eccetera. Magari per spezzare l'alone di negatività uno si mette pure in mente di cambiare qualcosa nella routine. Io la voglio leggere pure, anzi solo così, perché si tratta di far sedere 5 minuti a testa tre calciatori, e quella è la grande differenza. Poi l'allenatore che parla dopo la rifinitura, non è che stiamo parlando di interrogazioni o di gente che si siede per rispondere a chissà quali domande, ai perché dell'esistenza. Quindi io la voglio leggere in questo modo: uno spezzare una routine rispetto a un momento di negatività. Quando questa negatività si sarà magari allontanata, sarà più facile riprendere quella precedente routine, quindi anche con le conferenze stampa, perché per il resto non c'è niente da spiegare. Io sto provando a dare una interpretazione, ma c'è poco da spiegare. Fino alla prossima sconfitta, vediamo. No, forse dopo Fermana. No, vabbè, io parlo così perché secondo me dopo Fermana Teramo si è tentata anche questa carta, per vedere, per avere una reazione in qualche modo, insomma, certo. Dalla squadra. Chiaro che non è una mossa che possa effettivamente stimolare i giocatori. No, è una mossa tentata nella, certo. Forse una mossa della disperazione, appunto, per avere una reazione dopo un secondo tempo che abbiamo visto. Io parto sempre dal presupposto che vi do perfettamente ragione, ma sono sempre convinto dell'idea che proprio perché si parte da una routine abbastanza sciocca, di solito quando si fanno i silenzi stampa perché non si sa che cosa rispondere a delle domande, e quindi per me è una cosa sciocca che non serve a nulla. Però considerazione del tutto personale, ci mancherebbe. L'influenza di Ventola quando finisce? Finita. È finita ci siamo, però, quasi rientra, vediamo. Non so, magari con il Bassano, non so se verrà convocato per Bassano, forse è un po' più probabile per Padova. Però è finita, si sta allenando, anche se sta facendo lavoro a parte, perché comunque il ragazzo è stato fermo per più di un mese e non è facile, insomma, riprendere dopo un mese da un malanno fastidioso, anche se lui ha la giovane età. Mi chiedevano della stagione di Tulli come andrebbe considerata. Ne avete un po' parlato, come la consideriamo? Negativa fino a questo momento? Per adesso sì, al di sotto delle aspettative estive. Ovviamente ci si aspettava assist, ci si aspettava, non dico che fosse il capocannoniere ovviamente del Teramo, però qualcosina in più da creare in fase offensiva, perché le qualità tecniche ne ha assolutamente, sì, ci si aspettava in tal senso sicuramente qualcosina in più. Vediamo il prossimo turno, Maurizio. Io penso che tu volessi chiedere di San Domenico. Ah, tuo Dio, scusami, di San Domenico. Non l'avevi dimenticato. No, io tempo fa feci una riflessione proprio sull'abbondanza in attacco e come Paladini avrebbe dovuto gestire questa abbondanza, o meglio, dissi che potevano insorgere dei problemi perché qualcuno andava in panchina, qualcuno importante, certo. Quindi poteva essere il Panico nazionale under 20, poteva essere il San Domenico che è un giocatore in questa categoria, fa la differenza, può essere Bacio Terracino miglior marcatore, può essere Gondola grande prospettiva, cioè Fratangelo di cui abbiamo parlato diffusamente anche questa sera, cioè, purtroppo ci sono dei sacrificati. Occhio che però a casa diranno sì, ma possono giocare, non so, in tre, massimo quattro, certo. Qualcuno deve sedersi, però San Domenico che lascia Siracusa, viene a Teramo, squadra penultima in classifica, e non gioca, è una volta, è due volte, e magari la terza volta dice ma io che sono venuto a fare allora? Allora sì. C'è qualcosa che non va, magari lui non si allena al massimo, magari lui ha deluso in quegli spezzoni, non lo so. Però quando parliamo di San Domenico parliamo di un giocatore che fino a qualche anno fa all'Aquila faceva la differenza, è un giocatore di grandissime capacità. Quindi io non invidio per questa gestione dell'attacco Palladini, perché rischia di creare un po' di scontenti. E mi permetto di dire, faccio un invito a Panico, io capisco la nazionale under 20, capisco esibire la divisa azzurra, tutto quello che vogliamo, però visto che viene dalle parti di Napoli, un po' più di cazzimma. Se metti la cazzimma, caro Panico, sfondi, torni al Genoa, giochi in B e poi in A. Se non metti la cazzimma, dalla C poi l'anno prossimo o tra due anni o tra tre anni arriverà la Serie D. Quindi serve cazzimma. Dopodiché le doti tecniche ci sono,
ci sono anche le qualità fisiche, pur parlando di un giocatore di taglia piccola, sì, e quindi sicuramente lui da quel punto di vista fa la differenza, però più tigna. Certo, ci sarà sabato Panico, che è uscito anzitempo? Secondo me più no che sì, al momento. Più no che sì. Ti faccio una domanda, prima di vedere il prossimo turno, perché in molti ci hanno scritto, giustamente vorrebbero, se vogliamo, dopo un po', dopo tanto tempo, un po' un ricompattamento, non dico di tutta la tifoseria, però insomma di una larga fetta di sabato, San Domenico sarà la nostra carta vincente con il suo ingresso. La fortuna di Palladini sarà l'infortunio di Però se vi mettete nella testa di un San Domenico, lui era l'uomo che usciva dalla panchina ultimamente anche a Siracusa. Sì. Dice, cioè, panchina Siracusa, per panchina. Ora fai la panchina alla squadra penultima nel girone B. Ok, tornando al capite discorso qual è la difficoltà poi nello gestire l'abbondanza, gli ego dei giocatori, sì, anche se parliamo di Serie C, e la testa dei giocatori. Certamente. Perché poi ci sono giocatori che si intristiscono in panchina. Non giocatori, sono quelli che reagiscono. E chi invece si intristisce? Anche perché mi ricordo della conferenza stampa di presentazione di San Domenico in cui lui ha puntato l'attenzione sulla fiducia che vuole sentire intorno a sé, se ben ricordo. Sì. Quindi evidentemente adesso sicuramente ce l'avrà, però non sarà contento di non scendere in campo. Ecco. Ti faccio termino una domanda precedente. In molti ci hanno chiesto, ci chiedono di fatto di vorrebbero che una larga fetta della tifoseria del Teramo si ricompattasse intorno a questa squadra, lasciando perdere un po' le critiche, il passato più o meno recente. Adesso noi non vogliamo fare un'analisi sociologica e di sistema. Ti chiedo, c'è la possibilità, per esempio, che sabato, visto che comunque questa squadra si sta giocando la categoria professionistica, giocherà 4 volte in casa nel prossimo mese, tu ti immagini che saranno 4 partite con un afflusso di pubblico un po' superiore rispetto alla media di quest'anno per dare una mano a questa squadra? Ma se chiaramente posso, non posso, come quella che hai alle spalle, che quella è una curva, è come questa che ho alle spalle io. Spogliandomi dalle mie vesti, da Teramana mi auguro di sì. Ovviamente che ci sia maggiore affluenza, a parte divisioni, quant'altro, pensieri diversi che ovviamente ci sono e rimarranno. Però poi il sostegno di base alla squadra non mi sembra sia mai mancato, anzi, sempre un discreto numero di tifosi è andato in trasferta, anche in trasferta non proprio abbordabili e vicine di casa. Di conseguenza, di base, il sostegno alla squadra, e intendo alla squadra, non è mai mancato. Ci sono divisioni sulla figura del presidente e quelle credo che rimarranno. Però se parliamo di Teramo, il sostegno c'è stato. Poi è chiaro che c'è sempre in tutte le situazioni di società, squadre, lo zoccolo duro. E c'è chi invece poi si aggiunge quando le cose vanno bene. Sarebbe bello che magari un grande numero di tifosi si aggiungesse al Bonolis anche adesso che le cose non vanno bene, perché c'è bisogno di vicinanza, c'è bisogno magari di ingoiare un po' di più delle critiche fatte allo stadio, perché per evitare di debilitare tra virgolette mentalmente una squadra che forse tanto forte di testa non è, c'è bisogno di compattezza fuori dal campo per averla poi, si spera ovviamente, anche in campo. Tanto forte di testa anche perché è anche abbastanza piccola, no, esatto, di statura, però ovviamente esatto, non intendevi quello. No. Vediamo il prossimo turno di campionato, 16:30, sabato pomeriggio, mi tolgo gli occhiali, 20:45 venerdì si parte con Vicenza Reggiana, Albino Leffe Modena ovviamente non si gioca, Mestre Feralpi, Renate Fano, torna a giocare il Renate e ovviamente a Teramo si augurano alle 14:30, questa la seguiranno con particolare attenzione, tifando per il Renate ovviamente. Su Tirol Padova, mi sembra giusto che non si parli per niente di punti di penalizzazione al Vicenza, campionato falsato. Dei punti di penalizzazione non è che non si parla, ma se non arrivano non è che, cioè, che no, cosa diciamo si... una cosa che purtroppo, cioè, purtroppo in questi anni, e noi possiamo solo dire questo, in questi anni spesso e volentieri dei provvedimenti di natura disciplinare e di natura di penalizzazione sono arrivati in prossimità della fine del campionato, esatto, che è una cosa bruttissima,
assolutamente censurabile, però purtroppo è così. È così. Comunque, se il Teramo non pensa alla penalizzazione di Vicenza, ma pensa al suo cammino, è la cosa migliore. Però occhio che le penalizzazioni possono arrivare anche prima dell'ultima giornata di campionato. Esatto, esattamente. Vediamo, continuiamo a vedere la giornata di campionato. Erano rimasti a Renate Fano, su Tirol Padova, Fermana Triestina alle 16.30 come Teramo Bassano. Al Bassano manca Pasini? Sì, difensore centrale. Difensore centrale. Per squalifica. Per squalifica. Ma c'è il tronco. Chi è il tronco? È un giocatore, ha fatto gol anche domenica. È un trequartista del Bassano. Tronco. Ah. Non è il tronco, sembra a Roma. Tronco proprio. Ah, tronco proprio. Tronco proprio. Ah, pensa un po'. Pensa un po'. Sant'Arcangelo San Benedettese. Questa anche sarà una partita confidando da vedere, confidando. Mentre mi interrompo perché il Chelsea ha segnato contro il Barcellona, voi ridete, scherzate, però sì. Però il Chelsea c'è. Bayern 2-0. Il Teramo deve tifare per il rendimento esterno della San Benedettese, che in casa va male, fuori casa va bene. E quindi e poi dovrà tifare, immagino, anche per il Pordenone, ma ovviamente sarà il 26 alle 20:45. Intanto mi scrivono chiudi. Minacce. Sono arrivati 164 sms con scritto chiudi. Grazie ad Ania Cantacalli. Ciao. Grazie Ania. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito. Noi torniamo. A sorpresa. Sorpresa. Potrebbe essere un potrebbe martedì... essere un martedì scoppiettante, esatto. Il prossimo, perché martedì prossimo c'è il turno infrasettimanale di Serie B. Vediamo, Proteramo ci sarà, questo è poco ma sicuro. Vediamo, irromperà. Probabilmente vedremo, ve lo faremo sapere. Ah, lo vuole sapere anche il tipo al tipo di là, Maurizio da qui. Ci vediamo martedì prossimo con Proteramo. Buonanotte.